Pensiamo alle cose belle, al canale, che anche se ultimamente ci sono meno video, ma noi ci siamo. Solo che il problema è che giugno è dei videogiochi, mo 11 mesi di giochi da tavolo, un mese fa di stare dietro i videogiochi, ci facciamo quel video. Se volete, rievoco un'entrata fatale. Questa già l'avete vista, però è la felicità. Ed è la felicità che solo Nintendo ti sa dare. Facciamo un piccolo riepilogo di tutto l'E3. L'E3 che cos'è? Spiegacelo tu, perché tu sei quello colto, fa sentire a chi ci segue. Allora, per chi non lo conosca, non è stata la prima, però è la fiera. Ora un po' meno, ma è stato per molto tempo la fiera simbolo del mondo dei videogiochi, una specie di Essen nel mondo dei board games. Senti come studiare. Quando arrivi a giugno saprai quello che succederà nel mondo dei videogiochi per l'anno successivo. O anche per gli anni successivi, tanto sì. Ultimamente si fanno gli annunci molto più a lungo. Che esce nel prossimo anno? E noi vi diciamo su questi titoli e vi facciamo vedere in che modo. Pure troppo. Questi sono male. Molto male. Vorrei tornare alla vecchia PlayStation 1 modificabile. Allora, partiamo così. Sony non c'era. Esatto. Però si è fatta vedere a maggio con Death Stranding, che esce a novembre. Lì tu. Perché ho comprato la PlayStation 4 Pro solo per Kojima. Solo. Non sto a fuoco, ma avete capito. Ehi, diciamoci questo, non si capisce un cazzo ancora. Paolo, però siccome è cugino tu lì, vai e paghi. Faccio una citazione, vi dico subito una citazione che di un Rolling a 7, Gianluca. Ormai il videogioco e il cinema stanno diventando, e qui poi c'è un... Ma poi c'è l'annuncio, dopo vi spiegavo proprio cinema e videogiochi ormai vanno di pari passo. Per tu? Importante. Prima lo State of Play, una brutta notizia per gli amanti. The Last of Us rimandato. Sì, per colpa di Kojima. Doveva uscire a novembre, purtroppo si parlerà del primo quadrimestre del 2019, forse, perché ancora c'è silenzio totale da parte di Sony. Ma io perché se lo mettono nel primo quadrimestre del 2019 io mi uccido in picco, perché nel 2019 allora ci arriviamo. Dopodiché, come dice lui, arriva Stadia, la nuova piattaforma, per chi non la conoscesse, di Google, sì, che si mette sul mercato con un prepotentemente, sembrava, con un'idea: portare il videogioco alla mano, alla portata di tutti. Senza smartphone, console, senza console, senza niente, anche senza joystick probabilmente. Ci proponeva un'idea di giocare attraverso smartphone, tablet, TV, computer, semplicemente un abbonamento. Come è andato a finire? Dopo questo deprimente direct, perché è stato un direct, sì, Stadia è sembrato molto meno competitivo. Cioè, è sempre una piattaforma di videoludica, di videogiochi, si paga l'abbonamento o no, c'è anche l'opzione gratis, ma comunque in tutti e due i casi dovrai comprare il singolo gioco. Quindi nulla a confronto, diciamo, di Microsoft, che in questo momento sta facendo, ci sta dando un servizio dove pagando un abbonamento puoi giocare illimitatamente a un parco titoli intorno ai 1000 giochi. Sì, lì si è limitato dal fatto che puoi giocare solo su Xbox e PC, ma che giochi se hai, e non devi pagarli. Invece Stadia devi abbonarti, devi comprare il gioco, esatto, e poi ti avevi una connessione che siamo andati a leggere. Esatto, molto molto esosa per gli standard italiani. Però, dove vogliamo arrivare, Stadia ha annunciato l'uscita, soprattutto per questo canale, per i giochi di ruolo, per tutto, di Baldur's Gate 3. Lo studio è Ilarian, ok, Ilarian. Nome del cane di un, esatto, del capo capoccia. Per chi non conosce Baldur's Gate, è stato al tempo che forse avevo 19 anni fa, quindi avevo 15 anni, forse 14 anni, è stato l'inizio del mondo del gioco di ruolo, cioè quando giocavo a D&D a casa sul computer giocavo a Baldur's Gate, a Neverwinter Nights, insomma questi giochi si giocava quando volevi qualcosa di simile. Un annuncio importante, un annuncio che purtroppo non ho avuto la possibilità di registrarmi perché ho saltato sulla sedia 3 volte, ho saltato strillando un matto. Vabbè, è andato bello, poi sarà basato su D&D 5.0. Ah, sì, infatti noi, allora, esatto, lo diciamo adesso, sì. Baldur's Gate 3, lo vedrete. Lo vedrete.
però siamo ignoranti, in materia siamo ignorantissimi. E ci vedrete anche col gioco precedente, questo è esatto. Porteremo Divinity 2, ma esatto. Una sessione di gameplay, vediamo, questo è tutto da vedere. Faremo qualcosina con Gianluca e un extra. E che è un pazzo, e vabbè, Google. Stadia finisce qui. Electronic Arts, esatto, che ha fatto i suoi soliti annunci di FIFA, sì. E ha, diciamo, ha presentato questo Star Wars che devo dire, io non amo il gioco, non amo la serie, però il videogioco gameplay sembrava di un certo livello, con un certo action, non è male. Delle meccaniche molto molto belle, si poteva rimbalzare i colpi, potevi usare la forza. Beh, un po' cattivo, nel senso tra quando infrangiavi Stone Tour, esatto, solito di film non si vede mai, invece li vedi cadavere. Sembrava crudo. Tranne questo niente. Esce a fine anno, quello magari non sarà da day one, esatto. Però ci si può pensare. Poi c'è stesso qualcos'altro? Sì, lo stesso giorno Bungie ha detto vai a cagare, si è messa da sola su Steam con l'espansione. Infatti per chi vuole giocare a Destiny l'espansione dovrà scaricarla su Steam. Quel colore verde, perché poi perché qui. No, non è questa. Perché è arrivata la faccia da quello. C'è stata domenica sera. Ci siamo visti assieme, però l'altro, esatto. Te e Gianluca, e ci ha divertito un sacco. Esatto, c'è stato il non un direct, ma una vera e propria presentazione della Microsoft. Conferenza. Un pacco titoli che si aggirava intorno ai 60 titoli, tra cui 14 esclusive Xbox. Che dirvi, non vi sto a dare tutta la carrellata di giochi perché alcuni interessano, alcuni no. Io esco da questa conferenza con due cose che non mi scorderò per i prossimi 12 mesi. Cyberpunk 2077, il momento probabilmente più bello, non sì, solo di Microsoft, ma delle donne, anzi il secondo momento più bello di tutto, sì, che ve lo faccio, guarda, troverò il modo in editing o lui o io di farvi sottofondo. È già un meme. Sfondo, esatto, è già un meme. Dove a un certo punto si vede la storia, non vi spoilerò niente, ma le va, ecco, come vi dico, ve lo faccio vedere sotto. A un certo punto ti risvegli in una discarica e chi ti sveglia è Keanu Reeves. È lì Keanu Reeves. E tu dici, perché è nel trailer? Ma poi la cosa bella è che c'era anche lui nella conferenza, era fisicamente lì. Quando è entrato lì nella sala, è letteralmente esploso il mondo. Keanu Reeves. Poi, come ha detto lui, Matrix, Cyberpunk, ci sta da Dio. Bellissimo. Con quella faccia lui ci sa stare benissimo. E non vedo l'ora. In più è stato annunciato il 16 aprile del 2020. Il 16 aprile è il mio compleanno, quindi mi sono già fatto un regalo. You're breathtaking. You're all breathtaking. L'annuncio di un nuovo Halo. E si è visto Masterchef all'opera, si è visto qualcosa, non ve lo voglio spoilerare. Andate a vedere, vi lascio tutti i link qui in descrizione. Ecco, quello che hai detto tu, Halo Legend, chi si è visto Masterchef. Quindi non sarà un Halo, sarà l'Halo. Si è annunciato che è per la nuova Xbox, Scarlet. Si dice che Halo Legend dovrebbe essere The One assieme a Scarlet, e Scarlet dovrebbe uscire nel Natale del 2020. Esatto, quindi o a fine anno 2020, oh, io rimango con la speranza che sia cross platform, perché a me che li compra Xbox non mi va, ma la li comprerò per Halo, io li ho tutti. Li spenso loro. Vabbè, niente, questo è quello che mi è rimasto più grande. Sì, poi dopo ci sono i vari giochi carini, c'è Ori and the Blind Dove, che mi è rimasto. L'espansione di Forza con i Lego. Che Gianluca è andato matto. Ci sono tante cose carine, ci sono la cosa che, e noi ci siamo subito abbonati, la cosa fantastica che è venuta fuori è stata la possibilità di poter giocare a questo famoso Microsoft Game Pass anche col computer. Fare un abbonamento che copra Live Gold, quindi poter giocare online e avere i giochi gratuiti, Game Pass sulla console e Game Pass sul PC. Ha una modica cifra di 3,90€, no, un euro, potete andarci, mi sembra che ancora ci sta. Se lì c'era Spencer che faceva un euro. Quindi lui i soldi ce l'ha, sì, non è un problema, esatto. Però mi sembra nei mesi successivi l'abbonamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,99€, quindi una cifra che vi dà possibilità, perché lo stiamo facendo, di giocare nella stessa casa con due console, cioè con la console e col computer contemporaneamente. Con dei giochi, esatto, un pacco di titoli. E questo è quello che mi ha lasciato, mi è rimasto addosso di Microsoft. Vabbè, e aggiungerei, visto che abbiamo detto Scarlett, il fatto che
Vabbè, questa è un po' la cosa di Xbox di Microsoft che ce l'hanno un po' in testa. Quella che lui, che Spencer, mentre diceva Scarlett, diceva Power. Power! Ha detto Power, lo so. Sì. 70.000 volte. Un'altra piccola cosa ve la dico qui: si è parlato anche Project Cloud. Probabilmente si pensa che girerà tutto intorno alla nuova console e i famosi server che abbiamo parlato di prima, di Stadia, di Google, che Google ha server ovunque, Microsoft li andrebbe a fare o a usufruire dei server che siamo noi con le nuove console. Cioè la nuova console ne vende 100 milioni, una 100 parte milioni, esatto, una parte di quell'hard disk o tutto l'hard disk verrà messo a disposizione per un fantomatico server collegato insieme. Questo è quello che si pensa, si è capito. Ignoranza. Che però lo accesso. Se è, che se è vero, Stadia, buonanotte. Ma non perché Google non ha i titoli, cioè Xbox lì parte con un fottio di giochi. Si è comprato tutto a fisso. Cos'è? A Microsoft gli manca l'infrastruttura, Google gli mancano i giochi. Chi arriva prima tra i due vince. Poi a seguire Ubisoft, Watch Dogs Legion, esatto. Con la vecchia piccolo di questo pezzo si fa fuori di che questa sangue no questa allora, è la scozzata che... ho visto la scena è tosta a me poi la facciamo vedere anche Just Dance, fatto vedere i soldi di giochi suoi, quel nuovo gioco alla fine annunciato, Gods and Monsters, che sembra un Zelda diverso contro i greci, un nuovo mostri greci, esatto. E poi quello con l'attore di The Punisher, il nuovo Ghost Recon, mi sembra. Oddio, come se l'hai sfuggito? Sì, come si chiama? È entrato pure lui, c'era un momentino, c'era l'attore di The Punisher, che adesso non mi ricordo perché c'è un nome particolare, e lui è uno dei cattivi nel nuovo Ghost Recon. Hanno annunciato il gioco di... Duo delle meraviglie, Souls-like Miyazaki, che esatto, era lui, okay. Il pazzo di Bloodborne, di Dark Souls, e... quell'altro pazzo, ciccione... Di Martin, quello che ha fatto i libri di Ritorno alle Spade. Pratica una collaborazione e faranno un gioco, un Souls-like, però con un'ambientazione alla Martin, dicono molto 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 bella, una roba tipo un po' vichinga, un po' celtica. Immaginatevi un gioco dei troni tra virgolette, però Souls-like. Preparatevi a giocare fuori a personaggi, perché ogni 3x2 ne muore uno. Sì, sarà una di quelle storie lì. Poi si passa a Square Enix. Guarda, Square Enix io vi dico tutto lo schifottorno che ha fatto vedere e poi la cosa principale. Lo schifottorno è remastered ovunque, da qualsiasi tipo. Volete un Final Fantasy 8 remasterizzato? Volete un Final Fantasy 12 era? Remasterizzato. Poi che c'era? Volete vedere un Last Remnant remasterizzato? Tutti, l'ha rimasterizzato tutti. Alcuni sono comparsi sullo store la sera stessa. Questo era fondamentalmente Dragon Quest rimasterizzato, tutto per Switch, per tutto, già. Ha fatto remaster ovunque. Poi ci ha fatto vedere 20 minuti mi sembra, 20 minuti di Final Fantasy 7 Remake. Sì, remake che raga, a me mi ha lasciato senza parole. Cioè, io sono un grande amante di Final Fantasy, sono un amante del vecchio tipo purtroppo, quindi a me piace ancora la tipologia a turni. E questo a me mi ha accontentato. Cioè fondamentalmente è un semi action, non esiste una tipo jacuzzi, però è action fino a che non carichi la barra a TX, mi sembra. A quel punto puoi bloccare il tempo e scegliere le mosse più adatte. Sì, metti letteralmente in pausa. Esatto, è un po' quella via di mezzo. Però anche qui mo vi facciamo vedere, comparirà qualcosa, qualche video. La grafica da zero rifatta. Ogni personaggio che nella tua mente quando avevi 14 anni lo immaginavi in un modo, perché ragazzi, vogliamoci chiaro, PlayStation 1 faceva le cose a punta, non dava espressione di personaggio. Sì, FIFA aveva le tette a punta come la ragazza. Esatto, no, parliamo di personaggi che quello che era nella mia mente è comparso lì. Se posso essere proprio, devo fare lei, l'unica cosa che non mi è tornata è Sephiroth. Sephiroth l'hanno fatto un po' troppo femminile. Un po' Tokyo, come Tokyo Hotel. Esatto, poi... cioè, solo quello. Il buritino. Esatto. Però... wow. E chiudiamo con, non il verde, ma quello che c'è sopra. Io purtroppo l'ho persa in diretta, però me la sono rivista di notte, praticamente me la sono rivista senza farmi fare troppi spoiler, non è vero, ma ho detto tutto, io sto di farmi sapere tutto. La Nintendo, la nostra parlando di concretezza. Sì. Ubisoft è concretezza. Questa è super concretezza, perché in effetti nel 2019 ci sarebbe quasi un cazzo se non fosse però la Nintendo che fosci tu. Esatto, perché che cosa fa? Ti dà! E qui mo c'è stato un commento, cerchiamo di... da luglio. Di stringere. Qui ci sta, almeno per me appassionato, Legend of Zelda Link Awakening a settembre, a settembre, che Fire Emblem a luglio, Astral Chain ad agosto,
Luigi. Beh, dai, mettici anche Deus Ex Machina, che noi lo odiamo, okay. I robottoni, però, perché, però ci sta. È figo. Poi Luigi's Mansion 3, che bellissimo, Paolo. So che dovrebbe uscire. Se non mi sbaglio. Lì c'è scritto 2019, però non è stata detta. Probabilmente, sai, sarà un titolo tema horror, quindi mi aspetto intorno a novembre. Esatto, Natale, quindi c'è anche questo. C'è stato. C'era un'altra cosa interessante. Prima del finale. Pokémon. Ah sì, Pokémon ha ribadito che secondo me. Che hanno detto pure che sarà ricollegato in parte anche al film. Sì. Qualcosa del film, dicono. Pensa tu. Ma io c'è stato pure qualcos'altro. I due annunci più importantissimi sono stati Animal Crossing nel 2020. Ah, ecco, Animal Crossing, che io non sono un grande amante, perché a me, devo essere sincero, l'ultimo Animal Crossing nell'hotel. Non lo gioco, gli altri non so se erano così, non è che mi è piaciuto tanto. Ma adesso hanno annunciato un Animal Crossing in un'isola dove tu ti devi gestire, fare un po' alla Terraria, alla Minecraft, devi. A me mi ha ricordato molto Don't Starve. Dove, esatto, Don't Starve, uguale. Oh, ma lo sai che mi ha incuriosito? Mi ha incuriosito. Molto molto carino. Poi per noi che abbiamo tutte le Switch si può giocare, se ci compriamo più di una copia, nelle stesse isola. E questa è la cosa che. E poi cosa fa Nintendo? Perché Nintendo. Nintendo fa paura. Nintendo ti chiude il direct con una carrella dei giochi da fa cagà, come per dire, vabbè raga, ciao, ci vediamo tra qualche mese quando direct. Si oscura tutto e compare questo. Tutto tintillino. Io lì, cioè, il problema delle tre è che prima era tutto così, erano tutte sorprese, non esistevano i cazzo di leak. Poi ci sono i cazzo di leak, tu sapevi che c'era Cyberpunk, tutti sapevamo tutto. Questa cosa. Un anno sono riusciti a tenerla nascosta. Cioè, o la Nintendo polverizza. Cioè, le cose sono due. O sono furia bravi a tenere nascoste le cose, sono tanto, no, furia, scusa. Ma tanto bravi a tenere nascoste le cose, ragazzi. Quindi wow. Oppure hanno preso un pezzo del primo Legend of Zelda, l'hanno staccata sul momento, hanno fatto il montaggio e ci hanno aggiunto la scritta: stiamo programmando il secondo. Secondo me si sono inventati questo. Non si spiega come hanno fatto a tenerlo nascosto, ragazzi. Nessuno. The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Ragazzi, wow, è esploso. E io come faccio a non va? È esploso l'internet, è esploso giustamente tutto, poi meme, cose che partono. È un teaser di un minuto, alcuni dicono che ci sarà la prima volta in cui invece di giocare Link per stare Zelda si giocherà veramente Zelda, oppure si giocherà Zelda e Link, non so, perché si vedono tutte loro due. Che ci potrebbe stare? Perché io già vedo una Nintendo Switch con due Joy-Con e li puoi giocare in qualche modalità, lascia perdere. Qualche multipiattaforma, ci sarà Monster Hunter a settembre, esatto. Gratisissimo. E tre, bello, è l'ultimo E3 prima della nuova console, quindi di solito non è il massimo delle tre, non, invece... non è stato, perché a me Sony è mancato, devo dire la verità. Vabbè, pure a me. Però quelle botte la date, Microsoft c'è, ripetiamo, molti sono lamentati che si sono visti solo trailer CGI e non gameplay, è vero in parte. E qui possiamo dire che invece la Nintendo ha fatto del solo, vabbè, quindi concretezza. Ciccia, è stato un buon E3. Gli anni prossimi saranno sicuramente eccezionali, ma quest'anno qui che sta per finire e inizia l'anno prossimo. L'anno scorso è stata una cagata pazzesca. No, se e poi che ne so, io lo sai come sono fatto, vedo Spencer che dice quello power. Che poi un po' il profilo da Spencer ce l'ho da qui in su, perché poi troppo. Cioè lui c'ha la panzetta, però non come questo, da qua però. Vabbè, America, quello che cazzo, esatto, quello va a prendere l'aereo, no, quello mangia i biscotti come facciamo. Tanto sta bellissimo. Vabbè, detto questo, se il video vi è piaciuto, un like, condividetecelo, commentate, diteci voi quali videogiochi aspettate da queste tre o aspettate in generale, poi se ce ne esatto. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao. Sembra un pisello. Cioè, se mi copro qui, sembra un pisello. Un po', questo. Un po'. Questo è il classico verde pisello.